Buongiorno professor Macri, quali sono i fattori che possono appunto indurre il pediatra a sospettare delle vulnerabilità o dei rischi del bambino, insomma, che corre il bambino? È un problema molto complicato, perché i fattori che possono interferire con, come dire, con l'evoluzione del sistema cognitivo neurologico del bambino sono numerosissimi. Allora la strategia migliore è quella di attuare una sorta di intercetta da parte del pediatra, tenendo presente che in alcuni casi i segni sono eclatanti. Il pediatra vede un bambino malformato con una sindrome, sa che in questo caso ci saranno sicuramente dei problemi di tipo neurologico o cognitivo. Il problema è quando ci troviamo di fronte a situazioni che invece sono, come dire, latenti, nascoste. Faccio un esempio, un problema grosso, che è quello dei disordini dello spettro autistico. Risulta che spesso la diagnosi è ritardata, soprattutto in certe realtà socio-economiche. Ecco, questo è molto rappresentativo del problema. Allora, il pediatra può avere in mente quali sono le tappe fondamentali, però deve essere anche consapevole che una difficoltà grossa è nella, come dire, nella sua realtà professionale, nel senso che valutare un bambino durante la visita, che dura mediamente, se tutto va bene, mezz'ora, 30 minuti, non è facilissimo interpretare quali sono i segni. E allora deve attuare delle strategie. E le strategie quali possono essere? Ad esempio, sfruttare i tempi in sala d'attesa, quando i genitori col bambino stanno in sala d'attesa. E questo può essere fatto, ad esempio, realizzando in sala d'attesa un'attività di gioco. C'è un tutor che in qualche modo organizza il gioco per i bambini ed è in grado di notare se il bambino che sta in sala d'attesa durante il gioco dà dei segni, no, di irregolarità. Oppure in sala d'attesa distribuire un questionario che riporta, come dire, i quesiti principali per quella fascia di età e poi successivamente valutare le risposte che i genitori hanno dato. Per questa è un'altra possibilità. Oppure proiettare degli audiovisivi in sala d'attesa, in modo che i genitori capiscano quali sono gli obiettivi, e poi durante quei 30 minuti ci può essere una efficacia maggiore dell'intervento.